Allora, rettore, con il Natale 2014 si chiude anche il primo anno di mandato da rettore del nostro Ateneo, quindi anche il caso di un primo bilancio su quanto è stato fatto, anche a partire dalle notizie proprio delle ultime ore. La notizia è quella che dopo 6 anni di continui tagli ai trasferimenti statali alle università, il governo Renzi e il ministro Stefania Giannini hanno invece invertito il trend. Per quest'anno il fondo di finanziamento ordinario è cresciuto, anche se di poco, dell'1,23%, ma è cresciuto, quindi testimoniando una nuova attenzione verso la ricerca scientifica. In particolar modo, i nuovi parametri di valutazione per la determinazione dei trasferimenti all'università hanno premiato il nostro Ateneo. Vogliamo commentare questa buona notizia? Sì, una notizia, un risultato straordinario per Salerno che porta a casa più 4 milioni e 7, come diceva lei, dopo anni di tagli, di segni meno, quindi più 4 milioni e 7, importante, io ne ero convinto, io vado ripetendo, Salerno è pronta per le valutazioni, è pronta per essere valutata nel merito. E che il sistema di valutazioni non poteva che premiare Salerno, e così è stato. È una sfida che noi dobbiamo assolutamente continuare a raccogliere. Bisogna dare atto al governo Renzi e al ministro Giannini, anche se con ritardo, però si erano impegnati a distribuire su quota in base a dei principi premiali le risorse, l'hanno fatto, mettendoci anche qualche soldino in più. Ma quello che è importante è il discorso di carattere premiale. Perché è chiaro che nel momento in cui si ragiona di buona ricerca, Salerno è pronta, perché se è vero che nelle valutazioni ANVUR siamo nei primi posti, e poi c'è tutta la dinamica collegata alla didattica degli studenti. Lì noi dovremmo fare ancora, abbiamo già fatto molto, ma dovremmo fare ancora di più. Io ho detto ieri, abbiamo riunito il Consiglio di Amministrazione, il Senato e il Collegio di Direttori tutti insieme per presentare il nuovo bilancio, un bilancio assolutamente lusinghiero, diciamo, che chiude in pareggio, allo stesso tempo prosegue nel processo di crescita anche dimensionale del nostro Ateneo, se è vero che in questo primo anno di mandato ne abbiamo realizzato 176 nuovi posti tra reclutamento e passaggi di carriera per i colleghi già incardinati. E io ho commentato dicendo che fondamentalmente il 2015, visto che è il momento di fare il bilancio, però è anche il momento di fare la previsione per il 2015, sarà l'anno degli studenti per la nostra università. Dobbiamo rimettere al centro, dobbiamo continuare sulla ricerca giorno e notte perché questo serve a noi, serve al nostro territorio, serve all'università, serve alle valutazioni e quindi serve ai denari che ci vengono trasferiti perché la quota premiale sarà crescente nel tempo. E però dobbiamo fare di più ancora per i nostri studenti perché dobbiamo interrogarci sulle loro aspettative, quindi su quello che sarà il successivo passaggio dopo l'uscita del mondo del lavoro, ma soprattutto per preoccuparci di tutti i periodi che stanno qua con noi, perché anche quest'anno, in controtendenza, diciamo, a quanto è accaduto in università meridionali, noi abbiamo avuto un aumento delle immatricolazioni. Significa che gli studenti e le famiglie hanno scelto l'Università di Salerno come sede per scommettere sul futuro dei propri figli. E questa è una responsabilità molto grande. E qui dobbiamo prestare attenzione a tutto il loro percorso. Dobbiamo evitare abbandoni, dobbiamo evitare che ci siano passaggi di facoltà, dobbiamo evitare che ci siano tempi troppo lunghi, dobbiamo rendere razionali cose che attualmente non lo sono ancora. Lo dobbiamo al territorio, lo dobbiamo alle famiglie, lo dobbiamo agli studenti e quindi di conseguenza con tutti i processi virtuosi questo avrà una ricaduta anche sui conti della nostra università. Quindi sulla ricerca bisogna insistere, non arretrare di un millimetro. Allo stesso tempo però abbiamo la sfida, diciamo, del nostro popolo, dei nostri 40.000 studenti che rappresenta il nostro, diciamo, sui quali noi dobbiamo ancora lavorare. E la didattica è passata l'anno scorso, abbiamo impegnato in qualche modo per far transitare la didattica, diciamo, dalle facoltà ai dipartimenti. Qualcuno di questa, diciamo, novità non se ne è ancora accorto appieno, anche qualche collega, deve essere un pochettino più attento. Chi ha oggi responsabilità di governo, che sia in senato accademico, che sia in consiglio di amministrazione, che sia il direttore di dipartimento, che sia il presidente del corso di studi, deve prestare attenzione a questa dinamica, perché per noi diciamo, è vitale, ci sono delle forti aspettative, noi non possiamo non tener conto. Allora, ancora puntare sull'orientamento in entrata, grande attenzione all'orientamento in entrata, quest'anno faremo un Isaorienta a Salerno, la nostra manifestazione di spicco, diciamo, sull'orientamento. Grande attenzione, diciamo, ai parametri per quanto riguarda la durata dei nostri corsi, la qualità dei nostri corsi, l'utilizzo delle nostre aule. E poi ci sarà tutta la sfida, diciamo, tutti i servizi che noi realizzeremo per il 2015. Noi stiamo allestendo una sezione del nostro sito
che si chiama Costruendo un'Isa, in cui noi daremo conto di tutte le opere che stiamo realizzando per accrescere la qualità della vita all'interno del nostro campus in termini di vivibilità quotidiana e anche in termini di manutenzione, perché abbiamo fatto una scelta ben precisa. Oggi i campus sono completi. Oggi dobbiamo funzionalizzare e rifunzionalizzare tutti gli ambienti del nostro campus, rendere identificabili i luoghi, perché ognuno deve sapere dove si trova, in quel momento si trova, utilizzando anche ovviamente nuove tecnologie, quindi faremo una toponomastica adeguata in maniera tale che sia fruibile anche sulle app, in qualsiasi momento ci si può orientare, una nuova cartellonistica, faremo un nuovo piano del colore, faremo, diciamo, anche svolgendo in parte un ruolo di supplenza rispetto agli enti territoriali, anche una nuova, diciamo, entrate, diciamo, nel nostro Ateneo, sia provenendo da Napoli, Avellino, Caserta e Roma, e sia l'entrata da Salerno, perché è chiaro che, e poi anche una razionalizzazione all'interno del campus, e quindi anche una rifunzionalizzazione delle aule. Questo è il nostro patrimonio, non abbiamo patrimoni storici, non abbiamo palazzi che ci sono stati donati da qualcuno che in eredità, li hanno costruiti chi è venuto prima di me, mattone dopo mattone, noi abbiamo grande rispetto di queste eredità, però tutte le eredità, per farle fruttare, bisogna manutenerle, bisogna gestirle, bisogna governarle, bisogna sapere che devono essere utilizzate in maniera razionale. Innanzitutto dire che noi abbiamo una strategia di convergenza dal punto di vista della comunicazione. Comunicazione oggi significa farsi pubblicità a pagamento, significa evidenziare tutte le cose che facciamo. Allora, per fare questo dobbiamo mettere in tutti i pezzi dei nostri strumenti di comunicazione, farli lavorare insieme. Allora, noi abbiamo avuto una tradizione qui, che era la scuola di giornalismo. Io ho voluto fortissimamente riaprire la scuola di giornalismo, quindi riaprirà nel 2015 il nuovo bando. E sarà una scommessa importantissima, con dei nomi, diciamo, un comitato scientifico completamente rinnovato. Tra l'altro non sarà più una scuola, è talmente importante questa l'importanza che noi diamo a questa scuola, al punto che il direttore stesso Elia ha voluto in qualche modo suggerire al rettore di farne diventare non più una scuola del dipartimento dell'importante dipartimento di scienze della comunicazione, scienze politiche e sociali, ma farlo diventare una scuola di Ateneo. Quindi in prima istanza è l'Ateneo che scommette sulla scuola di giornalismo. Però, e quindi anche tutti gli spazi, diciamo, collegati, tutto il movimento che c'è attorno. Poi abbiamo un sistema, diciamo, televisivo, abbiamo un sistema, diciamo, di radio, radioforo abbiamo costruito nel tempo, abbiamo tanti giovani che ruotano attorno, abbiamo dei laboratori didattici messi a sistema a parte di scienze e comunicazione, abbiamo un teatro che può essere stato e sarà sempre più sede di eventi, diciamo, prestigiosi, come è stato il concerto di Natale che abbiamo tenuto pochi giorni fa. E allora tutto questo va messo a sistema. Quindi a me piace, e sicuramente questo è il compito che sarà affidato poi alla creatività, almeno io devo spiegare io, e alla competenza del professor Amendola, fare che cosa? Far capire che questo è un armonicamente deve essere uno strumento che va utilizzato in un più ampio spettro diciamo, di un sistema di comunicazione che necessario deve mettere in campo, a partire anche dal nuovo sito che ovviamente tra poco avremo e che sarà il portale d'accesso virtuale al nostro Ateneo, perché quando arrivano le persone qui si meravigliano di tanta bellezza, è il momento che si comincia a meravigliarsi anche in maniera digitale e virtuale, diciamo. Online. E quindi online già cominciano a godere a distanza e poi vedranno, quando verranno qua lo faranno in maniera più compiuta. Quindi sicuramente io sono convinto che valorizzare, l'abbiamo voluto, no? L'abbiamo difeso questo strumento anche, diciamo, della radio, degli spazi e quant'altro, abbiamo valorizzato, lo valorizzeremo ulteriormente, e poi, diciamo, anche avendo uno spirito, diciamo, magari chi si può dedicare diciamo, con maggiore come dire, attenzione, anche con maggiore presenza, perché per far crescere le cose c'è bisogno di militanza, c'è bisogno di passione, ma c'è bisogno soprattutto, diciamo, di presenza sulle cose, quindi ovviamente Alfonso Amendola ha tutte queste caratteristiche. E ovviamente il saluto tutti il nostro personale e alle loro famiglie, per trascorrere un sereno Natale in famiglia, e l'augurio per un 2015 che porti la concretizzazione delle loro speranze. E per i nostri studenti, e per le famiglie che ci sono dei nostri studenti che sono orgogliosi della propria università. Abbiamo avuto un evento drammatico, diciamo, quest'anno, che è stata la cosa più triste che potesse capitare, quando un pezzo di noi è volato in cielo. Voglio ricordare, per dire come diciamo, la vicinanza alla famiglia, e come la famiglia le parole che ho ascoltato rispetto ai racconti che
Francesca faceva i genitori della sua esperienza all'università, l'esperienza all'estero, eccetera. Io voglio vivere tutto questo, tradurre tutto questo in chiave, diciamo, positiva. Veramente ci impegneremo, l'impegno da parte del rettore, tutti gli organi di governo, tutte, diciamo, le persone, per creare condizioni migliori per i nostri studenti e perché la loro crescita sarà la nostra crescita. Questo è un messaggio che deve passare, quindi anche, diciamo, dai servizi che saranno ulteriormente ampliati agli studenti che hanno, diciamo, dei deficit e quindi in qualche modo che devono essere i primi, più deboli, dobbiamo stare dalla loro parte. Dobbiamo, oggi è il momento di schierarsi e io mi schiero, diciamo, dalla parte degli studenti, nell'interesse della mia università e del mio personale.